Parliamo di videogiochi in 3D stereoscopico. Dopo aver provato 3DS è venuto il momento di mettere alla prova la nuova console portatile con i primi titoli disponibili sul mercato. Ne abbiamo provati tre, tutti di Nintendo. Si tratta di Nintendox più Cats, Pilot Wings Resort e Super Street Fighter 4 3D Edition. Generi molto diversi tra loro, quindi vi ricordiamo tra l'altro che l'effetto 3D non può essere visualizzato in TV, quindi le immagini che mostriamo sono con 3D disattivato. Insomma, dovete crederci sulla parola quando vi descriviamo l'effetto 3D. Iniziamo da Pilot Wings Resort, terzo capitolo di una serie che ha debuttato addirittura nell'ormai lontano 1992 su Super NES. Il gioco è ambientato in un'isola tropicale in cui dovremo affrontare oltre 40 missioni a bordo di tre tipi di velivoli. Un aereo, un jetpack e un deltaplano, ognuno con uno stile di volo unico che quindi richiederà un approccio di gioco specifico. Potremo anche utilizzare il nostro Mii, quindi il nostro avatar virtuale, come protagonista delle nostre scorribande per i cieli. Le missioni andranno dal volare attraverso anelli, sparare a dei bersagli, scattare foto, fino a prove di decollo e di atterraggio. E a seconda della precisione e velocità sbloccheremo un certo numero di stelle. Guadagnando abbastanza stelle saliremo di classe, in aggiunta ci sarà la possibilità di esplorare liberamente l'isola, godendosi il panorama in 3D e sbloccando naturalmente oggetti bonus. Nello schermo inferiore troviamo la mappa dell'isola, mentre quello superiore ci mostra la visuale di gioco in 3D stereoscopico. In questo titolo viene reso molto bene l'effetto di profondità, quindi le immagini in 3D non appaiono piatte come in un gioco privo di 3D stereoscopico. Ma diciamo che la stereoscopia di 3DS non è ancora al suo meglio. Si può fare di meglio, infatti succede con il prossimo titolo, Super Street Fighter 4 3D Edition, che già dalla presentazione fa subito capire di che pasta è fatto. Le due modalità di gioco principali sono Arcade e Versus. La modalità Arcade è la classica modalità carriera in singolo, si affrontano quindi personaggi gestiti dal computer finché non li si sconfigge tutti o non si viene sconfitti. Mentre in quella Versus si sfida il computer oppure un giocatore reale via rete locale Wi-Fi. Naturalmente sarà possibile anche sfidare altri giocatori attraverso internet e addirittura potremo giocare in rete locale con un altro utente di 3DS che non possiede il gioco, ma che potrà scaricarsi una versione ridotta dello stesso dalla nostra console via Wi-Fi. Potremo poi far da spettatori ad altri incontri attraverso la modalità Channel Live oppure vedere il computer giocare contro se stesso. O affinare le nostre tecniche contro un manichino in modalità allenamento, mentre in modalità sfida, come dice il nome stesso, dovremo cimentarci in una serie di sfide. Tantissime modalità, insomma, anche affrontando la modalità carriera attraverso un'opzione, ci renderemo disponibili in qualunque momento ad accettare sfide via internet. Quindi è un gioco che usa tantissimo la funzionalità di comunicazione di 3DS. Esattamente, gli incontri si svolgono su un piano bidimensionale con i personaggi in 3D. Salvo che si scelga la visuale dinamica e in quel caso la prospettiva cambia e diventa 3D isometrica. Per i controlli si usa lo stick analogico oppure la croce direzionale insieme ai quattro tasti A, B, X, Y e ai grilletti dorsali. Mentre sullo schermo touch inferiore sarà possibile andare a selezionare con facilità le mosse speciali. Questo è perfetto anche per me che non sono un esperto di picchiaduro. Troviamo tutti e 35 i personaggi della versione per console domestiche. E oltre 20 ambientazioni a far da sfondo ai nostri incontri. Parliamo di effetto 3D che in questo titolo è veramente favoloso. I personaggi sono perfettamente separati dallo sfondo. L'effetto di profondità è notevole sia giocando con visuale di lato che isometrica. Insomma, questo Super Street Fighter 4 3D Edition, vuoi per la ricchezza delle opzioni che per la bontà dell'ottimizzazione, è davvero un must per chi oggi acquista 3DS. Passiamo ora al terzo titolo provato, sia Nintendox più Cats, un classico per la portatile Nintendo che ora torna in 3D. L'impostazione non cambia rispetto al passato, il giocatore dovrà aver cura dei cuccioli e addestrarli. E i cuccioli così addestrati potranno poi essere messi alla prova in gare di obbedienza. A seconda della versione del gioco acquistata, in totale ce ne sono tre, cambieranno le nuove razze di partenza, ma comunque tutte potranno poi essere sbloccate proseguendo nel gioco per un totale di 27 razze. E tra le novità, come dice il titolo, ci sono pure i gattini, che però hanno un carattere diverso e non potranno essere addestrati. In compenso, ogni tanto usciranno per conto loro e ci porteranno dei regali. Lo schermo superiore in Nintendox più Cats ci mostra la stanza in cui vivono i nostri cuccioli, mentre quello inferiore permette l'interazione con loro in modalità touch. Ora, grazie alla telecamera integrata, i cuccioli di Nintendox potranno anche riconoscere il nostro volto. Mentre con il contapassi di 3DS potremo portare i cuccioli a passeggio semplicemente tenendo con noi la console. I passi compiuti nella realtà si rifletteranno nel gioco. E sempre portando la console con noi in modalità Street Pass, potremo scambiare informazioni sui nostri cuccioli e foto in 3D con altri utenti di 3DS. Altra caratteristica è l'interazione con le carte RA fornite insieme a 3DS, grazie alle quali potremo scattare foto ai nostri cuccioli in realtà aumentata, ad esempio tenendoli nel palmo della nostra mano.
In Nintendogs più Cats l'effetto 3D è reso molto bene. Si percepisce la profondità della stanza e soprattutto la consistenza del nostro cucciolo, in particolar modo quando si avvicina allo schermo. Questa cosa, unita al realismo con cui è ricreato il comportamento degli animali virtuali, contribuisce ad arricchire ulteriormente l'esperienza di Nintendogs, già best seller, e che su 3DS si prepara a riconfermare il proprio appeal, soprattutto nei confronti dei più giovani e del pubblico femminile.